innanzitutto grazie. Dobbiamo dire che siamo felici ed emozionati di essere qui stasera con voi. Sì, vabbè, è anche normale essere emozionati, anche perché noi siamo partiti dal basso. Specialmente tu là sei rimasto basso. No, però volevamo innanzitutto ringraziarvi e dirvi che siamo qui perché abbiamo un debito verso di voi, un debito verso il pubblico in sala, verso il pubblico a casa. Versabank, un mutuo ai 30 anni. No, quella è intestata a te. Infatti, amore mio, devi cambiare 70 anni. Ma che, non si dice 100 anni? Quanti anni hai tu? 40. Il mutuo quanti anni dura? 30. 40 più 30, quanto fa? 70. E perché vuoi cambiare 100 anni? Da volte che hai pagato il mutuo, ciao. Vabbè, guarda... Può essere pure che io non ci arrivo a 70 anni, considerando come hai guidato tu per arrivare fino a qua. Ecco qua, ecco qua. Questo è il solito preconcetto dell'uomo che dice che la donna non sa guidare. Allora tu non mi odi, mi devi odere. Arapi le orecchie e odimi. No, ma io ti odo, ti schifetti odo quando parla così. Noi donne sappiamo guidare benissimo, è vero donne? Io so guidare benissimo. Tu sai guidare benissimo. Oh. Tu vai talmente veloce che a casa abbiamo più fotografie dell'autovelox che del matrimonio. No? Vogliamo parlare di te? Lui va talmente piano che quando ci fotografa l'autovelox tengo il tempo di mettermi in posa. Perché devi esagerare? Facciamo un esempio. Facciamo vedere, eh? Ok. Facciamo allora, un esempio. Quando siamo in macchina e guido io, la situazione è più o meno questa. Sali, eh? Dobbiamo andare a prendere a Sara all'asilo, sali. Non ho capito perché dobbiamo andare con la macchina mia. Mamma mia, come ci tieni? Tu una banda tieni. Oh, piano. E perché sei partito così aggressivo? Sono partito normale, che? Vai, L'ultima volta l'hai presa tu questa macchina. Perché? Come te ne sei accorto? No, però devi andare piano, piano. No, sto andando piano, eh. Perché segnalo tutte le spie, l'acqua, l'olio, la benzina. Allora, innanzitutto, a me mi piace quando si accendono tutte queste luci, che si accendono e si spengono, è bello, fanno l'atmosfera, ok? Ho capito, ma questo bello. È un bruscotto, non è un albero di Natale. Poi la benzina mo si è accesa, che sarà? Una settimana? 10 giorni? No, però non devi correre. Sto correndo. E segnala pure l'olio. Qual olio? L'olio segnala, qual l'olio della macchina. Che scemo. Ma perché dentro la macchina ci vuole l'olio? Ma che rianzalato! Che sta correndo, vai piano. Vedi che pure l'acqua segnala. No, però devi andare piano. Ah? Devi andare piano. L'acqua piano. Segnala pure l'acqua. Che acqua devo mettere? L'acqua segnala l'acqua. Che acqua devo mettere? No, devi andare piano. L'acqua, l'acqua sante ci vuole quando guidi tu. Guarda quello, guarda qui. Ehi! Muoviti! Che io corro, non sto correndo, ok? Anzi, no, un navigatore stanca cagliando era paura. E guarda, guarda. Ci ha messo mezz'ora il navigatore per dirigere a destra. Proprio a mo' dovevi passare, proprio a mo', stavo aspettando a me, stavo aspettando. Dove vai? A destra. Dovevamo andare a destra. Perché? Dovevamo andare a prendere prima mia mamma che sta aspettando sotto al palazzo che voleva venire con noi per andare da Sara. Ma è rimasto sotto al palazzo così ad aspettare a noi. Non mendicate! La devi finire con questa storia. La devi smettere di trattare male mia mamma. Lo sai che l'ha detto pure il Papa? Che ha detto? Ha detto bisogna trattare bene le suocere. Sono esseri speciali. Evidentemente il Papa non conosceva mamma. Ma trova da quella. Vai via. Oh! Ehi, mia! Ehi, ma mi fai scattare un'altra volta il rosso, mi fai scattare! Beh, non rispondere, capì? Ti faccio picchiare da mio marito! Oh, ma perché metti queste cose? Sono quattro di loro! Beh? E io sono uno! Uno, mo! Mezzo! Mamma mia, che caldo che fa in questa macchina, mamma mia! Sto sentendo un caldo! Gli tengo pure il problema della pressione bassa! Apri l'aria condizionata! No, e tengo il problema dei bronchi! Apri il finestrino! No, e tengo il problema della cervicale! E apri la porta e buttato! Mamma mia! Non correre, per cortesia! Oh, mamma mia, l'hai sfiorata cioè, qui! Ma qua, allora, quando c'è il giallo devi frenare, non devi accelerare! Sì, ma quanto posso correre? Quello è una pande! Ma perché? Che c'hai contro la pande? Lo sai che ci sta il padre di un amichetto nella classe di Sara che lo va a prendere col Jaguar? Io vado con la pande! E guarda... Ehi! E ti sei messo un'altra volta avanti! E me se esce la bambina da scuola e non mi trovi di tomarsi in testa! E beh, ritengo la pande, ma dentro tengo coccodrill, però! Quando invece guida lui, la situazione è questa.
Ma che siamo a Londra, ci dobbiamo cambiare. Sì, questa la dice lunga su come guidi tu. No, ma metti di più su. Vai, vai. Lo specchietto, no, qua. E vuoi partire? Ma sono partito. Ah, mi sono accorto proprio. No, però non devi parlare al conducente. Saputo, hanno pulmone, saputo. Ma tu lo sai, no, giusto per dire, lo sai che oltre alla prima e alla seconda ci sta pure un'altra marcia, lo sai? Oltre alla seconda e alla terza sta anche un'altra marcia, lo sai? La prima? No, oltre alla retromarcia, sta pure un'altra marcia, lo sai? Ma sì. Non posso correre, va bene? Perché? Guarda, c'è il segnale, la vedi? 30 km orari, massimo. Se continui così arriviamo minimo fra 30 anni. Ma perché vai di fretta? Io non lo so. Condoglianze, signora. Condoglianze, mi dispiace assai. Era proprio una brava persona. Sempre i migliori se ne vanno. Infatti a chi sto tengo ancora a fianco, sì. Sì? Ma non ho capito. Ma chi era? Chi era? Ci ha superato pure un carro funebre. Se guidi bene o se guidi male, non dipende da se sei uomo o se sei donna. Dipende da che persona sei. Siate prudenti. Andate piano. Grazie.